Allora, signora, la vostra famiglia e lei è il cane, c'è un amore... ma io amo gli animali, io le amo. Quando ho preso gli animali sono morti di vecchiaia. In effetti, come si chiama? Leone. Leone. E quindi tutti i giorni sta con voi dalla mattina alla sera, non uscite? Esco, lo fanno entrare perfino al supermercato. Ah, quindi lei ha l'autorizzazione? Sì, ha detto lui è un bravo cane, lo conoscono che vado dal veterinario, da parecchio, quando lo vedono, Leo! E la vostra storia? La storia propria? Io odio i Nolani. Perché? Perché me ne hanno fatto di tutti i colori. Perché ero la secondogenita, dopo i quattro figli, due maschi ultimi, 18 mesi uno dall'altro. Mi ha mandato sempre a Genova, mia mamma è della Maddalena, io qui mi hanno preso sempre in giro e mi sono sempre difesa. L'ho mandati a fanculo proprio. Le persone grandi mi facevano le mosse dietro. Come ti... Poi ho tozzo a Bancone, a Gomarella che andai lì a imparare, fammi il secondo voi, io sono scema, tozza, bancone. Il bancone è un banco. Mi sono andato, ho preso il confetti, c'era un confettivino. Ho capigliato, ma ha chiamato in faccia. Okay. Voi lo chiamate sotto al bancone. E io, una persona grande, la signora è venuta di corsa, che sia figlio Marcello Avella, che ti grido, avevo via in giro. Ma hanno preso sempre in giro in Olanda. Quindi voi come lo accudite? Ha una stanza lui, il cane, l'animale? No, lui sta con me. Dorme nel mio letto, a fianco a me. Ci metto la roba su. Lui là sta, non si muove. Pulito, lo pulisco bene. No. Quindi... quanti anni ha? Quanti anni ha? Ci avrà su 8-9 anni ce l'ha. Ce l'ha 8-9 anni? Sì. E lei quanti anni c'ha? Io sono del 36. Ah, quindi c'è abbastanza anziano. Quindi lei è contenta di vivere sola, in solitudine col cane? Sì, perché i miei genitori mi hanno lasciato bene, mamma è morta nel... Papà nel 90, dopo... Nel 94, dopo 4 anni, mi è morta. Suo padre era militare? Ma era maresciallo di marina. Sì. Quindi suonava la banda? Poi, aspettate, è successa la guerra. Poi è andato da Badarturo, amministratore di Badarturo. Ha imparato i ragazzi la musica, li ha portati all'estero, ci ha fatto guadagnare un sacco di soldi. Lì ha preso il posto, ma la marina ci ha dato la pensione, però non l'ha preso più. Quindi lei è conosciuto come la signora col cane che passeggia con... Sì. Io c'avevo il gatto, è morto di vecchiaia, l'ho portato pure a Milano. Lui no, non ha viaggiato, devo dire la verità. Anche perché mio fratello e la moglie hanno cambiato e allora no, non l'hanno voluto e non fa niente. Wow. E manco io ci vado.